Buona giornata da Tatiana Gagliano. I carabinieri hanno smascherato 13 cittadini rumeni riusciti a truffare l'INPS e a percepire indebitamente il reddito di cittadinanza. I denunciati si erano tutti recati in uffici postali di città diverse da quelle indicate come residenza per ottenere il rilascio della carta Poste Pay e la conseguente erogazione del reddito di cittadinanza, attestando falsamente di essere residenti in Italia da almeno 10 anni e di non avere pendenze penali. Con questo sistema hanno percepito indebitamente oltre 44.000 euro e 6 cittadini rumeni denunciati dai carabinieri di Casale. Stesso modus operandi anche per gli altri 7 cittadini rumeni scoperti e denunciati dai carabinieri di Novi Ligure. Inaugurato lo scorso 27 marzo, sabato 1 maggio, il centro vaccini alla caserma Valfredi Alessandria ha toccato la cifra record di oltre 600 somministrazioni in un giorno, numeri che secondo il presidente della Croce Rossa, Marco Bologna, potrebbero anche aumentare in caso di un maggior rifornimento di dosi. E da oggi intanto scatta in Piemonte la preadesione alla campagna vaccinale per i cittadini dai 55 ai 59 anni attraverso il portale ipiemontetivaccina.it. Le persone dai 50 ai 54 anni invece potranno cominciare a prenotarsi dall'11 maggio. La sala Broletto di Palazzo Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha ospitato un consiglio comunale solenne dedicato all'853esimo compleanno della città. Per l'occasione sono state consegnate 4 civiche benemerenze a chi ha lottato in prima linea contro il Covid: l'azienda ospedaliera di Alessandria, l'ASL di Alessandria, la prefettura in rappresentanza di tutte le forze dell'ordine e la Croce Rossa di Alessandria in rappresentanza di tutte le associazioni di volontariato. Per queste e tutte le altre notizie, il sito radiogold.it.